Obiettivo benessere. Il nostro obiettivo è il benessere. Buongiorno, benvenuti alla nostra trasmissione da Annalisa Manduca. Per la serie Sfatiamo i falsi miti parliamo di intolleranze alimentari, perché lo sapete, sono sempre più diffuse. La più importante sembra essere quella al glutine, responsabile di importanti fenomeni di disturbi intestinali che possono condizionare davvero negativamente lo stile e la qualità della vita. L'aumento significativo dei casi di diagnosi di celiachia, soprattutto tra i giovani, tra l'altro, ha spinto il Ministero della Salute a introdurre l'intolleranza al glutine nell'elenco delle patologie croniche. Da qui c'è stato un incremento di prodotti privi di glutine, non solo nel settore alimentare ma anche in quello cosmetico, e su quello ci dobbiamo soffermare oggi, perché si è creata anche un allarme, una preoccupazione tra i consumatori, che spesso si ritengono intolleranti al glutine e vogliono saperne di più. Per questo abbiamo invitato il professor Leonardo Celleno, dermatologo, complesso integrato Columbus, Università Cattolica di Roma, presidente AIDECO, cioè la Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia. Grazie professore per aver accettato il nostro invito e buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, io presidente volevo capire dov'è questo allarme, perché noi chiaramente con lei affrontiamo l'aspetto strettamente cosmetico. Quindi la celiachia sappiamo che è un'intolleranza alimentare e ha come organo bersaglio l'intestino. Ora, il glutine può davvero penetrare nella nostra pelle e può scatenare reazioni allergiche quando mettiamo una crema normalissima o facciamo cose che comunque facciamo abitualmente? No, non dovrebbe, non può. Non può, perché è una proteina grande, non supera la barriera epidermica, non sono testimoniati o documentati effetti cutanei diretti per applicazione topica. Quindi la sua applicazione sulla pelle non determina allergie. Quindi lei sta dicendo che non esistono i dati scientifici in grado di dimostrare che l'applicazione sulla cute corrisponda a un'effettiva reattività cutanea? Esattamente così. Esiste anche una dermatite associata all'allergia, all'intolleranza al glutine, ma questa si provoca sempre per assunzione orale, non per contatto con la pelle. Quindi in realtà quel problema dermatologico collegato alla celiachia a cui sta facendo lei riferimento, che leggiamo colpisce soprattutto i bambini, i giovani adulti, ma può manifestarsi a qualunque età, è un'affezione glutine dipendente, ma dipende dal bisogna in qualche modo gestirla eliminando gli alimenti contenenti glutine nella dieta. Ho capito bene? Esattamente, ecco. Esattamente così. Allora, quando prego, continui lei. No, l'allergia al glutine è un'allergia, diciamo così, che deriva da una malattia complessa, sfondo genetico, che è appunto la celiachia, che va oltretutto dimostrata e diagnosticata con test specifici, così come suggerisce la stessa Associazione Italiana Celiachia. Il contatto con la pelle, ossia esso con un cosmetico diretto, certo, non provoca di per sé nessuna reazione cutanea. Io volevo chiedere, proprio approfittando della sua presenza, dove sono contenuti eventualmente questi cosmetici a cui faccio riferimento io in generale? Quali sono, che so, i dentifrici, i colluttori, oppure leggevo i rossetti per le labbra, le creme in assoluto anche di bellezza? Cioè, ci possono essere, possono contenere glutine, ma non rappresentano un rischio per il celiaco? Questo deve essere il messaggio che deve passare oggi, professor Celleno. Il messaggio è proprio questo. Allora, intanto è ben difficile che siano contenuti tracce di glutine in quantità significative nel cosmetico normale, a meno che questo non impieghi un estratto totale di grano, di orzo o di avena, per cui al di là di questi, che sono i cereali più comuni, è ben difficile che un cosmetico le possa contenere. Oltretutto, anche se li contenesse, qualora applicato sulla pelle, non darebbe nessuna reattività in modalità allergica. Ecco. Quindi lei prima ha parlato dell'Associazione Italiana Celiachia, che ha espresso un parere negativo sull'utilizzo di diciture e simboli relativi anche all'assenza di glutine sui prodotti cosmetici, perché non rappresentano davvero alcuna pericolosità per i soggetti affetti da celiachia. Però mi chiedo, perché ne stiamo parlando allora, professor Celleno? Perché le persone sono sempre più informate, ma sono sempre più confuse quando vengono da lei, le fanno le domande, che cosa sta succedendo? Questo lo troviamo un pochino in ogni campo, soprattutto in medicina. È chiaro che la possibilità di informazione con internet, con i social media, con le telecomunicazioni è aumentata tantissimo.
purtroppo questa comunicazione molto spesso, questa informazione non è certificata. Si può leggere di un blog, si può leggere di qualcosa messo su un sito, ma chi l'ha messo, ma quanto è autorevole, quanto è valido, quanto è vero, molto spesso l'utente non ha modo di controllarlo. Ci fanno accanto a questo aggiungiamo anche che è chiaro che chi soffre di questa malattia, che in alcuni casi può essere davvero importante, è un po' spaventato, certo. E quindi cerca di evitare ogni e qualunque cosa che possa contenere questa sostanza per lui dannosa. Mi è molto colpito l'idea nel tempo del senza nickel, senza parabeni, senza glutine, senza conservanti, del senza, come dire, no? Senza olio di palma, sì. Senza nulla, del senza, non si può in qualche modo riportare adatto a, perché quello, diciamo, diventa una forma di pubblicità ingannevole. Per cui comunicare con le persone che hanno sempre comunque un piccolo grande pregiudizio magari diventa difficile. Invece noi stiamo parlando di un tema molto sentito, molto delicato, dove dobbiamo chiarire che non esiste una malattia da glutine derivante da prodotti applicati sulla cute. Questo è, insomma, il nostro obiettivo, allora, il nostro bersaglio. In sostanza è proprio così come ha detto lei. Non esiste nessuna malattia da glutine quando questo venga a contatto solo con la pelle. Non è così che si provoca un'allergia al glutine. Si può stare tranquilli. Chi toccasse, chi applicasse un cosmetico contenente glutine pur affetto da celiachia non rischierebbe praticamente nulla, anche perché sai, le persone vorrebbero magari che sui prodotti ci sia la dicitura gluten free, insomma vogliono comunque una certificazione. Questa certificazione non c'è, quindi restano le domande magari che vengono fatte al dermatologo, immagino. Senta, questo può accadere tutti i giorni chiaramente, immagino. Certo, l'allergia è una patologia che è in continua diffusione, riscontriamo un aumento, lo riscontriamo soprattutto nell'aumento dei bambini con l'atopia, con la dermatite atopica, quindi è anche qualcosa che il consumatore può concepire facilmente, cioè certo. L'idea di allergia, malattia data dal contatto con una sostanza, è facile da capire. Allora in questo senso aumenta anche la preoccupazione. Forse sono allergico, forse sono allergica anche al glutine, ma ripeto, il glutine di per sé è una proteina grossa, non può dare direttamente un'allergia. Io la ringrazio il professor Leonardo Celleno, dermatologo, docente di dermatologia e cosmetologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente a IDECO, come sapete l'Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia, per aver chiarito questo punto che a quanto pare meritava maggiore chiarezza. Grazie professore, buona giornata, grazie, e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno, arrivederci.